Una stella a Taranto, una stella che brilla nel cielo, penso che te l'abbiano già detto in tanti, ma ti sono piaciuti i tarantini o Taranto? Ancora non ho visto molto, sono molto curiosa, infatti credo che tornerò, perché sono arrivata e volevo vedere i cortometraggi e quindi sono subito andata al cinema e poi piove tantissimo, a Roma faceva caldo, era estate, quindi non so, non ho visto molto, però so che c'è un mare bellissimo, che voi siete splendidi e pieni di talento e quindi insomma tornerò. Un talento tra i talenti non guasta. Martina, ti ho chiesto sul palco come deve essere un copione per affascinarti, ma qui nel By Night ti voglio chiedere come deve essere un uomo per affascinarti. Questa è una domanda più difficile, dipende, come ti ho risposto un po' anche prima, nel senso sono molto istintiva e questo purtroppo non è sempre una cosa buona, tu lo sai, bisogna essere razionali, ma io non ci riesco, nonostante tutto non ci riesco, quindi sempre vado molto istinto. Vabbè, è pazienza. Siamo fatti così. Nel discorso Dondes vedremo come andremo a finire. Senti Martina, quali sono i progetti per il tuo futuro? Adesso usciranno due film per la televisione, uno sull'apertura del Pipe, questo mitico locale romano degli anni 60, e l'altro invece è Giacomo Campiotti, un regista che ho seguito da sempre, che amo molto, invece ambientato nella prima guerra mondiale, poi un film per il cinema e parla grande. Non lo so. Giusto per l'istintività con cui si parla la prima, vero? Vero, vero. Non si sa. Beh, sono ancora piccola, 20 anni, allora, non si può sapere. La strada è lunga. Cosa suggeriresti a chi intraprende questa strada? Non lo so, perché è una cosa molto personale. In realtà questo è un lavoro difficilissimo, a parte gli scherzi, perché oltre richiedono una grande tecnica, una grande preparazione, un grande studio, un grande talento, però non solo, cioè c'è bisogno anche di una forza psicologica molto e un credere in se stessi particolare, non sempre ce l'ho, quindi insomma non mi sento di dare consigli sicuramente, però insomma per me è una grande passione che spero di crescere sempre di più nella recitazione. Bene, senti, dopo questa breve intervista mi consenti di soddisfare un sogno che sicuramente i telespettatori da casa avranno manifestato, quello di darti un bacio. A nome di tutti i telespettatori. Ok. Posso? Sì. Davvero? Sì. Dai, bacio no, Martina. No. Vai. Sitting down and wondering what it's all about. If you ain't got no money, they will. Ciao. Si chiama la trasmissione online. Studio 100 by Night. Studio 100 by Night. Guarda in camera. Studio 100 by Night, un grande bacio. Ciao. By now.